Salve. Allora, dov'è questo microfilm? L'ha preso l'uomo ragno. Sei un idiota. Ce l'hai un'idea di quanto ci era costato procurarci quel microfilm? Ce l'hai e ti sei fatto fregare. Qualcuno aveva fatto la spia. Ma non raccontare storie. Adesso ti insegno io a farmi di questi scherzi. Bang! Sei morto, Joe. Ma cosa è successo? Ecco qui cosa è successo. Milo-chan muore per attacco cardiaco. E allora? Allora io me ne torno a Hong Kong in trionfo. La mia missione è finita. Ming Lo Chang è morto. Io prendo l'aereo per Hong Kong domani sera, ma intanto voi altri non perdete di vista quel fotoreporter e assicuratevi che non ci faccia altri scherzi. Lo so che è un ricordo spiacevole per lei, professore, e che la mia è un'imperdonabile invadenza, però... Qualsiasi cosa lei stia per dirmi, guardi che non mi interessa. Ma io ho pensato che quando saprà che qui è in gioco la carriera di un uomo, anzi addirittura la sua vita, forse si deciderà ad aiutarmi. Si è sbagliato se ha pensato questo. Io non ho intenzione di ricattarla, ma... Buongiorno, signor Parker. Mi stia almeno a sentire. Se lei non si leva dai io piedi... Io sono venuto a sapere che lei si è impossessato di quei 10.000 dollari. Inoltre so che lei uccise quel maestro di scuola cinese. Cosa? Che è stato processato per questo, che ha passato 2 anni in carcere, che è stato degradato e cancellato dai ruoli. Mi scusi, professore. Non volevo essere così aggressivo. Ormai non ha più importanza. Lei ha il dovere di aiutarmi, mi deve assolutamente aiutare. Che ironia. È proprio un'ironia. Ma che cosa? Sono le parole che io dissi a quel mio compagno d'armi in Cina. Gli dissi che lui lo sapeva che io non avevo ammazzato quel cinese, che aveva il dovere di aiutarmi. Un momento, intende dire che non è stato lei ad uccidere quel maestro cinese? Esatto, signor Parker. Il mio amico Stampel rubò i 10.000 dollari e uccise quell'uomo. Oh, poi mise parte dei soldi tra la mia roba, si intende? Quanto bastò perché io venissi processato e condannato. E come lei nessuno credette alle mie parole. Beh, per la verità non è facile crederci. Il suo amico Stampel è morto, quindi non possiamo andarglielo a chiedere. Adesso ho le prove, ma ormai è troppo tardi. Che prove ha? Stampel, prima di morire, mi mandò una lettera. Era diventato religioso, pare. E in quella lettera confessava di aver ucciso quel poveretto per derubarlo. E mi chiedeva di perdonarlo. E io gli ho persino risposto perdonando. Capisce che roba? Io l'ho anche perdonato. E lei è ancora in possesso di questa lettera che le scrisse Stampel? Certo. E non me ne separerò finché sarò vivo. Pensi che mi mandò anche la foto del maestro cinese con la moglie e i figli. Non so per quale ragione l'aveva tenuta, non so spiegarmelo. Ma con quella lettera e la fotografia, oltre alla sua testimonianza, possiamo sicuramente scagionare il signor Min. Acconsente a testimoniare? Se i cinesi si convincessero che né io né Min abbiamo ucciso il maestro, forse anche il nostro tribunale militare se ne convincerebbe. Il mio giornale sosterrà la sua causa, glielo prometto. Certo. Non so cosa farei per cancellare quella macchia dalla mia vita. Qualsiasi cosa. Signor Tiger.
guardi. E va bene, il fotoreporter e la nipote di Min stanno arrivando qui a Hong Kong con quell'ex ufficiale dei Marines. Ma non vedo perché questo la preoccupi. Min è morto e qual era il mio compito? Questo, fare in modo che non tornasse qui a Hong Kong vivo. Sì, lo so, è morto per un attacco di cuore, invece che con una pallottola in testa, però è morto. È questo che lei voleva e l'ha ottenuto. Eh? Ma lei non immagina perché quel fotoreporter e la nipote di Min e quell'ex ufficiale stanno venendo qui a Hong Kong? Beh, non lo so. Oh, andiamo, signor Evans. Faccia un piccolo sforzo. Beh, per riabilitarne la memoria, l'ex ufficiale dei Marines viene a testimoniare al tribunale che Min era innocente. Molto perspicace, signor Evans. Ma che importanza può mai avere per Min, dal momento che è morto? Ma forse perché qui in Cina è una cosa importante non macchiare il nome degli antenati o altra roba del genere. Che c'è da ridere? Zhang sta ridendo della sua ignoranza, ecco che c'è da ridere. Lei vive in Cina da anni e non li conosce per niente i cinesi. Ma è scritto sul giornale, l'ha visto anche lei adesso. Quel fotoreporter ci lavora, quel giornale, ci lavora. Ed è chiaro che lui e la nipote di Min e l'ex ufficiale dei Marines stanno venendo qui in Cina per scagionare Min. Dopodiché, signor Evans, vedrà che Min Lo Chang risorgerà misteriosamente dal mondo dei morti, riprenderà la sua poltrona di ministro per lo sviluppo industriale e io perderò il contratto per la costruzione dell'acciaieria. Ho fatto sentire in giro. Non si parla di funerali né di ritorno della salma in Cina. Lei si è fatto imbrogliare, signor Evans. Min Lo Chang è morto quanto lei. Allora, dato che il fotoreporter mi ha visto parecchie volte ormai, è opportuno che sia Chang a pedinarli. Buona idea, signor Evans. Ma provveda a liberarmi di quell'ex ufficiale o di chiunque altro tenti di fermarci. Però dovrà sembrare un incidente, perché la polizia di Hong Kong è molto più efficiente di quanto siano le polizie americane. Va bene, signor Zeiter. E non faccia errori stavolta, signor Evans, perché nel caso i giornali di Hong Kong dovranno riportare in prima pagina i particolari della sua morte. E si tratterà di una morte vera, glielo garantisco. Le guardie del corpo le voglio scegliere personalmente. Sono uomini miei, li scelgo io. La mia vita dipende dalla buona riuscita del nostro piano. E io voglio avere la sicurezza che si tratti di uomini che prima uccidono e poi pensano. Che ci aspetta ad un tempio non lontano da qui. No, scusa, guarda che tuo zio non ha mai detto che ci aspettava qualcuno ad Hong Kong. Forse è una cosa che ha pensato dopo. Peter, sei troppo sospettoso. Qui siamo ad Hong Kong, non è come a New York. Ha ragione, Peter. Volo Pan American 687, uscita numero 12, imbarco immediato. Oh, yeah.
Guerriero dell'antica mitologia cinese. Si chiamava Hong e domava i draghi. È bellissimo. Hi, io sono Lin Shidong, sono il Belgio. Benvenuti a Hong Kong. Grazie a te, Ah, che bello. Lui è il cugino di mio zio, Liu Qingtan. Sei certa che sia la persona che dice di essere? Tu non l'hai mai vista, no? Nella lettera di mio zio c'era questa mia fotografia. Dice che bisognerà aspettare un paio di giorni prima di poter passare nella Repubblica Popolare Cinese. Formalità. Sarà la prima volta che non mi lamento della burocrazia, perché così ho il tempo di rivedere Hong Kong. Ci vuole prudenza. Come le ho detto, il pericolo non sarà superato fino a quando... Ho accettato di venire e farò tutto quello che ho promesso di fare. Ma non mi vorrà obbligare a stare chiuso due giorni in una stanza d'albergo. Questi due giovani resteranno con noi per tutto il periodo e ci difenderanno. Grazie. Andiamo. Mi pare così strano trovarmi qui. Mi piace, ma è strano. È come tornare a casa in una casa dove non ero mai stata. Ma i tuoi erano di qui? No, di Shanghai. Ma anche se Hong Kong è una colonia inglese, è sempre Cina. Perciò mi ci sento come a casa. Io avevo 18 anni quando stavo qui. Hong Kong era una città piena di rickshaw, piena di biciclette. E il porto brulicava di giunche. Però non erano a motore a quei tempi. Sentite, anche se ci sono questi due che ci difendono, andare in mezzo alla folla mi pare pericoloso. Qui a Hong Kong? Ma cosa dice, Peter? Stiamo per raggiungere lo scopo ormai. Non vorrei che andasse tutto all'aria. Guardate là che fila di grattacieli. Nessuno di quei palazzi esisteva quando c'ero io. È uno spettacolo bellissimo. Non ti pare, Peter? Sì, bellissimo. Ma lei, professore, mi prometta di non allontanarsi e di rimanere sempre insieme a noi. Va bene, amico, glielo prometto. Però fatevi una bella dormita stanotte, perché domani mattina per tempo andremo tutti e tre a visitare la città.